11 aprile, giornata nazionale del mare. Con l'entrata in vigore del nuovo decreto sul codice della nautica, 4 anni fa, è stata istituita dalla Repubblica Italiana una giornata in cui ogni anno, l'11 aprile, presso gli istituti scolastici d'ogni ordine e grado, si celebra la cultura del mare, risorsa di grande valore scientifico, culturale, ricreativo ed economico. Attraverso attività e momenti di confronto, gli studenti diventano cittadini del mare, ovvero tutori della sua conservazione e della sua cultura, diventando anche ambasciatori di ricerca, conoscenza, ambiente, grazie alla collaborazione con istituzioni come il Consiglio Nazionale delle Ricerche, l'Istituto di Ricerca sulle Acque e l'UNESCO, che ha decretato questo il decennio dedicato al mare. Una straordinaria occasione di approfondimento delle conoscenze scientifiche e di informazione e formazione per le nuove generazioni. Comprendere il valore della profonda complessità che il mare esprime, anche negli straordinari numeri della biodiversità animale e vegetale, è davvero cruciale. Il mare è prima di tutto generatore di ossigeno e quindi di vita, indispensabile all'uomo e al pianeta Terra. Se pensiamo poi che le civiltà che più hanno lasciato traccia nello sviluppo dell'uomo in Europa sono nate tutte attorno al Mediterraneo e che l'Italia ha una posizione strategica, comprendiamo quale sia il ruolo che il nostro paese può svolgere. L'ambiente marino gioca un ruolo determinante, sia in termini di risorse, sia in termini di produzione, che necessariamente riguardano orizzonti sempre più attenti, rispettosi e sostenibili. Il colore blu del nostro pianeta, per come lo si osserva dallo spazio, ci fa riscoprire la bellezza del mare. Teniamo a mente, però, che al mare dobbiamo molto altro.